Per un Siracusa tornato in corsa, il Caltagirone primo vero ostacolo. E domenica Siracusa torna a Caltagirone, stadio dal quale manca da una discreta manciata d'anni, segnatamente da quando le due squadre militavano fra i dilettanti, mantenendo comunque sempre i buoni rapporti che si sono protratti fino ai giorni nostri allo stato ottimale anche fra le due società che hanno concluso sempre buoni affari. Siracusa con la cessione ai calatini del difensore Vinci, che di ritorno dal Megara di Augusta, dove faceva coppia con Giovanni Romano, indimenticabile terzino ambidestro Siracusa Stellare, fu girato ai biancorossi, dove giocò per 5 campionati. E il Caltagirone inviando al Siracusa giocatori di cui la società azzurra non ebbe mai modo di pentirsi. Parliamo di Sinatra, atletico difensore di fascia, e soprattutto di quella Rocco Testa che lasciò a Siracusa un ricordo indelebile per la sua prolificità sotto rete. Rimasto con la società azzurra in ottimi rapporti, anche quando aveva appeso le scarpe al chiodo, era solito tornare dalla natia Caltagirone, dove svolgeva l'attività di assicuratore tutte le domeniche in cui il Siracusa era in casa, a rivedere la sua ex squadra, salutato calorosamente dai suoi ex tifosi. Poi i destini delle due società si divisero, i calatini restando a fare la spola fra eccellenza e quarta serie e il Siracusa a fare da inquilino quasi stabile della terza serie, con una lunga apparizione fra i cadetti, coincise con i migliori anni della vita del sodalizio azzurro. Le due società si rivedono quindi in promozione, i calatini in seguito a uno dei tanti scivoloni della D, il Siracusa per uno di quei tanti gialli di cui si conosce la vittima ma si è ancora alla ricerca del colpevole, che se mai ce ne trovasse uno godrà della magnanimità di chi non la merita. La squadra di Franco Evola è comunque reduce da un momento di grazia in cui ha rifilato ben 6 reti alla Don Bosco, vittoria alla quale darebbe volentieri un seguito con la Siracusa, annoverando accanto all'elemento più avanti negli anni con il portiere Polessi anche i giovani juniores di Totò Ausilio, che non di rado continuano a rifornire dei buoni elementi la rosa di prima squadra, che nella formazione con la quale scenderà in campo rappresenterà per il Siracusa forse il primo serio banco di prova. Anche se la squadra di Marco Scifo ha dalla sua il vantaggio della regolarità del campo, che per chi è in possesso di maggior tasso tecnico è una manna dal cielo. Un po' le condizioni in cui si verrà a trovare il Siracusa, che la miglior qualità di gioco ha aggiunto insospettabili doti agonistiche che continuano a farne la più probabile candidata al salto di categoria, sia in campionato, dove è seconda, che in Coppa Italia, dove ricopre la piazza d'onore.